The Spinelli Group from Genoa. Speed and technology for the global market. Carige rende oltre. Il deposito vincolato in conto corrente che aumenta il valore nelle filiali del gruppo Banca Carige. Benvenuti a Transport, nuovo appuntamento con questa settimana dedicato alle notizie dal mondo di porti, trasporti e logistica. La logistica e i trasporti come motore per la ripresa economica del paese. E quanto sostiene anche Confcommercio, che a Roma nel corso di un convegno ha puntato l'attenzione proprio su questo, sull'ammodernamento del sistema infrastrutturale italiano. Non a caso il convegno era intitolato Trasportare la ripresa. La parola d'ordine è ripresa, quella necessaria per traghettare il settore dei trasporti fuori dalla crisi. Per farlo servono azioni concrete che ridefiniscano le competenze di Stato e operatori e vadano veloci verso riforme strutturali. Durante il convegno di Confcommercio dal titolo Trasportare la ripresa, tenutosi a Roma lo scorso 14 maggio, è stato presentato un dossier realizzato dal Centro Studi della stessa associazione, secondo il quale le inefficienze del sistema dei trasporti nazionali avrebbero comportato una riduzione complessiva del prodotto interno lordo pari a 24 miliardi di euro tra il 2000 e il 2012. La relazione parla di perdita di accessibilità, cioè di effettiva possibilità di raggiungere un territorio senza che i costi aumentino. È certamente questa una ripresa che non viaggia sui binari dell'alta velocità. Nel 2013 il saldo tra aperture e chiusure soltanto nel terziario è stato di meno 96.000 unità. Noi siamo inseriti in una rete europea di 10 corridoi. Ben 4 di questi corridoi interessano l'Italia, sono il Mediterraneo, il Rotterdam-Genova, la Stoccolma-Palermo e il corridoio Baltico. Come vedete 4 su 10 significa un grande impegno da parte dell'Italia a mantenere e a coordinarsi con tutti gli stati e con tutte le altre realtà ferroviarie per portare traffico merci e anche altro tipo di traffico. I trasporti, sottolinea l'ufficio studi della Confcommercio, sono particolarmente sensibili a fronte di un PIL che totalizzerà ancora un meno 7,3% rispetto ai valori anticrisi del 2007, il trasporto delle merci avrà subito una contrazione più marcata del meno 20% e al suo interno il trasporto su strada segnerà una frenata complessiva addirittura del 27%. Eppure, secondo lo studio, il settore dei trasporti risulta essere un prezioso bancomat per lo Stato. Il carico di imposte indirette sulle imprese di autotrasporti in conto terzi è pari a oltre 6 volte il loro contributo al reddito nazionale. Siamo un settore che molto spesso, ahimè, anche sui giornali, viene descritto come un settore assistito. Allora cominciamo a dire che questo non è vero. Guardate che c'è una mortalità delle imprese di autotrasporto sospetta, cioè non fisiologica, nemmeno considerando quelli che sono i fenomeni di crisi che attraversano il nostro paese. Perché è sospetta? E qui basta parlare con qualsiasi autotrasportatore che ci dà la risposta. Perché ormai l'autotrasporto italiano, l'Italia sta decidendo di perdere l'asset del trasporto stradale, perché in Italia non è più possibile fare autotrasporto. Non c'è stata nessuna politica di, non dico attrazione delle imprese estere in Italia, ma non c'è stata nessuna politica di difesa dell'autotrasporto italiano. Da sempre Confcommercio, non a caso, crede nella rete intesa come scambio e dialogo tra le parti. Soltanto una connessione agile e snella, lontana da logiche partitiche e burocratiche, sostengono la Confcommercio, può essere motore per un paese finalmente moderno. Criticità sono emerse anche rispetto al sistema portuale del paese che, secondo gli addetti ai lavori, sconta un gap importante. Si dovrebbe cadere in depressione continuamente vedendo altri porti come si sono sviluppati e invece la realtà italiana qual è. Potrebbe esserci all'orizzonte questa riforma della legge 84-94, quindi la riforma delle autorità portuali. È una riforma che va, diciamo, deve essere radicale, così come promessa dal ministro Lupi.
si passerebbe da 24 autorità portuali italiane, troppissime, troppe, praticamente hanno costituito negli anni sicuramente dei grossi serbatoi di posti di politici, eccetera, e quindi mi auguro che la riforma in questi 8 distretti da 24 autorità, di cui tengo a dire 9 sono state commissariate, e questo un po' la dice lunga su quella che può essere la programmazione e la capacità di interpretare, diciamo, tutto quello che avviene intorno a un porto. L'Alto Adige rappresenta una realtà dinamica in fatto di trasporti, capace di trasformare le difficoltà del proprio territorio in occasione per fare impresa. E così le imprese dell'Alto Adige specializzate proprio in questo settore varcano i confini nazionali, trasporteranno viaggiatori, turisti, curiosi anche in uno dei luoghi che a breve diventeranno fulcro dell'attenzione mondiale, il Brasile. Tra le montagne e le valli della provincia di Bolzano sono nate e si stanno sviluppando soluzioni alternative al trasporto tradizionale, anche per la necessità di preservare il paesaggio naturale. Il know-how che si è sviluppato per trasportare merci e persone sta diventando un vero business della mobilità urbana a emissioni zero. Siamo nati con la montagna, con tutte le tipologie di trasporto a fune, dalla sciovia fino alle più grandi funivie, anche fino a 200 persone siamo arrivati. Ultimamente questo nostro know-how che abbiamo acquisito lo stiamo posizionando nelle città, e abbiamo tutta una serie di progetti molto interessanti in Sud America. Così le funivie altoatesine sono utilizzate a Rio de Janeiro, la città dove si disputerà la finale dei mondiali di calcio e sede delle Olimpiadi estive del 2016, dove contribuiscono a collegare le varie zone della megalopoli brasiliana, mentre a Oakland in California la Doppelmayr, azienda austriaca con sede a Bolzano, concluderà nel corso di quest'anno una nuova metropolitana leggera che si muove su binari con un sistema a fune. Con i nostri sistemi ad ammorsamento automatico, tipo la telecabina 10 posti, arriviamo a 6 anche 7 metri al secondo, che corrispondono a 18 km all'ora, anche fino ai 20-25 km all'ora. Questa è un po' la velocità commerciale, e come lunghezza anche 5-6 km, e come portata dai 4.000 ai 5.000 persone ora per ogni senso di marcia. In Italia, sempre la Doppelmayr ha realizzato un convoglio trainato da un sistema a fune a Venezia, dove trasporta fino a 3.000 persone l'ora tra l'isola del Tronchetto e Piazzale Roma. Breaking news, tutte le altre notizie dall'Italia e dal mondo in materia di porti, trasporti e logistica in meno di un minuto. Dalla seconda metà di maggio la compagnia genovese Ignazio Messina incrementa i servizi di cabotaggio dal Mar Mediterraneo all'Atlantico con una nuova rotta container e RoRo che parte dalla Spagna, tocca il Portogallo e raggiunge i Paesi Bassi. Il servizio sarà svolto dalla Jolly Marrone e prevede il trasporto di container standard e specializzati. La realizzazione del nuovo polo intermodale collegato con l'aeroporto di Ronchi dei Legionari è uno degli obiettivi della Regione Friuli. Si tratta di un investimento per complessivi 17 milioni di euro, principalmente finanziato con risorse dell'Unione Europea, mediante il quale sarà possibile sfruttare la posizione strategica dell'aeroporto con l'avvento della linea ferroviaria ad alta velocità. Il porto di Venezia consolida la sua posizione di scalo strategico per i prodotti agroalimentari dell'Alto Adriatico, un ruolo voluto e ricercato dagli operatori del settore che trovano nello scalo lagunare le sinergie per sviluppare standard di qualità elevati. 100.000 tonnellate di granaglia al porto di Venezia e record in 2 giorni per il terminal Rinfusa Italia. Ci vediamo tra poco per la seconda parte di Transport. The Spinelli Group from Genoa. Over 50 years leader in inland shipping, our services follow the complete logistics chain, from port terminals to intermodal transport, from internal storehouses with rail links to warehouses. At your disposal, a modern fleet of 600 tractors, 600 multifunctional trailers, 3,200 block trains, 200 forklift trucks, 1.5 million square meters of intermodal centers. The Spinelli Group, speed and technology for the global market. Ci sono tanti modi per apprezzare i tuoi frutti.
Puoi scegliere di consumarli freschi o conservarne una parte in Carige Rende Oltre. Carige Rende Oltre, il deposito vincolato in conto corrente che aumenta il valore nelle filiali del gruppo Banca Carige. Bentornati alla seconda parte di Transport. Quinta edizione del convegno Programmazione, esercizio e gestione delle reti di trasporto pubblico regionale e locale con esperienze a livello europeo messe a confronto. Si è parlato soprattutto di tecnologia, di sviluppo delle reti infrastrutturali, oltre che del ruolo dell'utenza, ma anche di intermodalità ferroviaria. Il Centro Ricerca Trasporti ha organizzato l'evento in cui sono emerse le esigenze del trasporto e della rete urbana, che si arricchisce in un continuo scambio di esperienze tra chi viaggia, chi si sposta e chi deve trovare le soluzioni utili per armonizzare il trasporto pubblico nei centri urbani. Abbiamo iniziato da 2 mesi la consegna dei treni regionali, il treno JETS, che è una declinazione della nostra famiglia di treni Coradia Meridian, per Trenitalia e per Ferrovie Nord. Complessivamente ne consegneremo nell'arco del prossimo anno e mezzo, ne consegneremo più di 80 per questi due clienti. È un treno per il trasporto pendolare, come diceva lei, è un treno moderno, un treno che assicura dal punto di vista e un'alta qualità ai passeggeri in termini sia di comfort per il viaggiatore, corridoi ampi, visibilità completa lungo il treno a piano ribassato. Sistemi informativi per i viaggiatori di ultima generazione, quindi con display a cristalli LCD, con sistemi di telecamere sia interne che esterne, che quindi favoriscono anche la sicurezza dei viaggiatori, perché il macchinista può vedere esattamente cosa succede sia all'interno che all'esterno del convoglio. E nello stesso tempo un treno che è attento all'ambiente, perché è riciclabile al 95%, ha un sistema di illuminazione completamente a LED e oltretutto regolabile in funzione della luce esterna. Questo consente di risparmiare il 90% a parità di illuminazione dei consumi per l'illuminazione delle generazioni precedenti. E non ultimo, cosa che giudichiamo importante, il treno è progettato ed è costruito interamente in Italia, nei nostri stabilimenti a Savigliano, di Sesto San Giovanni, Savigliano in provincia di Cuneo, Sesto San Giovanni e Bologna. Ma noi diciamo sempre, nei quelli del settore, che il treno lo inauguriamo con tutte le autorità civili e religiose. Gli impianti normalmente vengono attivati la domenica sera, perché è proprio questo che succede. Le persone che sono all'interno del treno, pagando un biglietto, cosa vogliono? Comfort, pulizia e un treno puntuale. E in pratica quel sedile dove si mettono appunto seduti, che sia quello pulito, confortevole e puntuale. Viceversa, tutto quello che c'è dietro non viene percepito dall'utenza, cioè una apparecchiatura come quella che noi abbiamo intenzione di installare porta il grado di sicurezza a dei livelli notevoli, insomma, quel punto è controllato che il macchinista non superi il segnale al rosso, che rispetti la velocità e tante altre cose. Ovviamente da parte dell'utenza non c'è una percezione diretta, perché tra l'altro non è che porterà dei vantaggi in termini di percorrenza, ma semplicemente, e non è cosa da poco, anche se ho detto semplicemente, di sicurezza. Nel porto di Taranto l'Agenzia delle Dogane ha disposto lo sbarco di 4 container che erano arrivati da Alessandria d'Egitto e che non avrebbero dovuto essere portati proprio nel porto pugliese per una serie di verifiche e di controlli. Subito sono stati analizzati con lo scanner, poi si è proceduta a una vera e propria verifica fisica. Non essendo stata trovata alcuna irregolarità, sono stati reimbarcati. Ma su questo episodio Assologistica è intervenuta stigmatizzando la decisione che era stata presa. Di cose, al di là dei controlli, voglio dire, legittimi, che ogni autorità deve necessariamente fare, fanno emergere una perplessità, e cioè è corretto l'impostazione sul tema della sicurezza, del contrabbando, e nessuno alza un dito in termini negativi rispetto a quelli che sono dei dovuti controlli. Facciamo però sommessamente notare che per il resto d'Europa, quando ci sono dei contenitori che sono in transito e sono su nave battente bandiera estera, questo tipo di operazioni vengono fatte al porto di arrivo. Semmai si manda una segnalazione al porto di arrivo di questi contenitori, si dice: guardate che
c'è qualcosa, voglio dire, che a noi non torna. Che il porto di Taranto, come altri porti italiani, facciano questo tipo di operazioni, diciamo che è un po' una nota stonata rispetto al resto dell'Europa, per cui tanto alla fine gli armatori decidono di non toccare più i porti italiani, con il risultato che i nostri porti continuano a fare i primi della classe in termini di osservazione, di polizia e compagnia cantata. Gli altri questo tipo di operazioni non lo fanno, motivo per il quale gli armatori se ne vanno altrove. Dopodiché non ci dobbiamo lamentare se i porti italiani continuano ad avere una diminuzione di merci. È giusto controllare il territorio. Controllare dei contenitori non diretti in Italia, diretti in altri paesi, su una nave battente bandiera estera, insomma, voglio dire, stiamo proprio andando a cercare di tutto e di più pur di non far arrivare le merci in Italia. Ecco. Il ministro Lupi ha annunciato che il 13 di giugno presenterà una riforma strutturale molto forte per ridurre il numero delle autorità portuali italiane e continua proprio su questa onda la polemica che riguarda i due scali più importanti della Liguria, quello di Savona e quello di Genova. In modo particolare da Savona i lavoratori portuali non vogliono avallare la possibilità di un accorpamento con Genova. La polemica ora infuria anche sui social network. Si rafforza il fronte del no savonese per l'accorpamento delle Port Authority di Savona e Genova. E giù le mani dal porto è lo slogan scelto dai dipendenti dell'autorità portuale savonese per dire no alle ipotesi di un accorpamento con Genova. La frase campeggia su uno striscione appeso alla terrazza della sede dell'autorità nel capoluogo della torretta. Si parla di accorpamento, integrazione, assorbimento. Bisogna distinguere le parole perché poi sono tanti sinonimi. Bisognerebbe vedere se è possibile una sinergia tra i porti liguri. Esiste già una collaborazione tra l'autorità portuale di Savona, Genova e La Spezia per diverse cose. Facciamola anche dal punto di vista lavorativo, non solo diciamo a livello di fiere. Però manteniamo l'autonomia sul territorio, perché chi meglio di noi può capire, può gestire il nostro territorio. La nostra idea ovviamente riguarda invece l'efficacia e l'efficienza di questo porto intesa come grande comunità portuale, come sbocco essenziale per quelli che sono i traffici che vanno e tornano dal nord-ovest e dal basso Piemonte, ed evidentemente la difesa di un sistema che produce 3.000 posti diretti e 8.500 posti indiretti, ma più che altro da lavoro a importantissime aziende. Da questo punto di vista noi riteniamo che un accorpamento, una fusione a freddo non sia un percorso che alla fine porti a quello che a noi interessa, cioè a minori costi, minore burocrazia e più che altro porti qualche chilo di merce in più sul porto. Un accorpamento pure semplice porta al massimo ad avere il blocco di quelle che sono le funzioni amministrative fin tanto non si sa chi è che deve decidere di volta in volta. Quindi rischia di essere molto negativo. Quello che per noi è importante è che non ci sia, dal punto di vista del Parlamento, del Governo, la decisione di fare un decreto legge con una decretazione d'urgenza, ma ci sia un disegno di legge su cui ci si possa confrontare. Quindi non siamo contro, non abbiamo paura di perdere il posto, di perdere la sedia, abbiamo paura di perdere la possibilità di dare un contributo fattivo, diciamo, all'economia italiana, perché sui porti si basa l'economia italiana. Quindi accorpare o abolire o togliere delle autorità portuali va fatto con granus salis e con persone addette ai lavori. Io mi sono stupita che in tutte le riforme, le poche bozze che ho avuto di decreto legge, non ho visto parlare di lavoro. Ho visto semplicemente dire che 24 autorità portuali non sono un numero che questo governo non si può permettere, ma non ho visto parlare di lavoro. Parliamo di lavoro, parliamo di collaborazione, facciamo tiriamo sul tavolo delle idee che abbiano un senso e che abbiano soprattutto un risultato positivo, non semplicemente un modo per far vedere che si taglia. Breaking news, le altre notizie dall'Italia e dal mondo. Il cantiere di Strada Maggiore per i lavori del Crealis, il filobus che ha sostituito il Civis, inizierà il 9 giugno e finirà l'8 dicembre e vedrà gli operai impegnati 7 giorni su 7 con doppi turni dalle 7 alle 21 e i cittadini di Bologna informati passo passo dei lavori anche attraverso il web.
successo dell'offerta di acquisto lanciata dal gruppo automobilistico Volkswagen nei confronti del costruttore di camion svedese Scania, che supera la quota del 90%. Il controllo completo di Scania, unito a quello di Mann Trucks, permette a Volkswagen di creare un polo industriale con gamma completa di veicoli che potrà affrontare Volvo, Daimler, DAF e Iveco. Il cantiere dell'aeroporto di Orio al Serio si prepara a vivere la fase più delicata del progetto di ammodernamento. È partita la fase 3, la più importante, che riguarda la parte centrale della pista, e ha obbligato le attività di volo ad interrompersi per 20 giorni fino al 2 giugno. Per affrontare le operazioni della fase 3 ci sono in cantiere ogni giorno circa 600 mezzi e 350 uomini. È tutto anche per questa settimana, qua si ferma il nostro appuntamento con Transport, come sempre però trovate le notizie aggiornate sul mondo di porti, trasporti e logistica sul nostro sito www.telenord.it/transport. Io vi aspetto qua tra una settimana, come di consueto, stessa rete, stessa ora. The Spinelli Group from Genoa. Speed and technology for the global market. Carige rende oltre. Il deposito vincolato in conto corrente che aumenta il valore. Nelle filiali del gruppo Banca Carige.